Liberi di scegliere se migrare o restare, un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti nel mondo della mobilità globalizzata e che in realtà è drammaticamente messo in discussione, come la cronaca degli ultimi anni dimostra. È il tema su cui si concentrerà il messaggio della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che verrà celebrata il prossimo 24 settembre. A renderlo noto oggi il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, che vuole ampliare la riflessione su un diritto non ancora codificato a livello internazionale. Il diritto a non emigrare, a non dover abbandonare la propria casa, la propria terra, la propria comunità. Insomma, la libertà di restare senza condizionamenti, siano essi sociali, politici o climatici. I riflettori si spostano dunque sulle cause dei flussi migratori, in gran parte forzati da situazioni di povertà, conflitto, ingiustizie sociali ed economiche, cambiamenti nell'ecosistema. Un bisogno, quello di rimanere dove sono le proprie radici, precedente più profondo, si legge nella nota del Dicastero, rispetto a quello della mobilità. La scelta del tema sembra andare incontro al desiderio di centinaia di migliaia di persone di partecipare al bene comune del proprio territorio, di vivere con dignità nell'area geografica a cui sono legati dalla nascita. Un salto nell'analisi dei problemi migratori che impone la tutela internazionale del diritto a non emigrare attraverso un esercizio reale di corresponsabilità.